Jacopo Massari, decisivo il tuo ingresso questa sera, soprattutto nel terzo set, 8 punti quel parziale, insomma sei stato decisivo in questa rimonta che ha dato il ritorno alla vittoria alla squadra. Ma più che decisivo penso che sia stata la squadra che non ha mollato fino all'ultimo pallone, io ho dato il contributo che volevo dare. Se è stato positivo sono contento, però la cosa che sicuramente è arrivata a questa partita è stata la concretezza del quinto set. Eravamo già arrivati al quinto set un paio di partite, c'era mancata e oggi siamo stati bravi a concretizzare che il quinto set, perché era fondamentale per noi prendere questi punti, volevamo vincere da 11 partite. La svolta con questo quinto set, possiamo dire, da qui davanti, ha un palmello dell'auspicio e da unico. Ma non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso, però penso che sicuramente questo ci dà morale, ci dà fiducia, perché continuare a perdere non aiuta, e lo sappiamo tutti. Però abbiamo intrapreso un nuovo percorso e siamo fiduciosi di poter far bene, e che abbiamo i mezzi, quindi spero che sia un nuovo ciclo. Possiamo dire che Massari ha disputato oggi la sua migliore partita di questa stagione? Sì, penso di... sia stata una delle migliori partite sicuramente, sono contento, ma sono contento soprattutto per la squadra, perché è un gruppo incredibile, non abbiamo mai mollato in allenamento, mai è stata una volta che abbiamo mollato, neanche in partita. Purtroppo quando non arrivano i risultati si crea un po' di sfiducia, però la cosa che veramente tengo a dire è che il gruppo è stato sempre unito anche nella sconfitta. Stasera una bella intesa con Cuscione, palle veloci, mani fuori, insomma, al di là poi giustamente della sottolineatura sul gruppo che non ha mai mollato, se le individualità fanno la differenza, comunque riescono a mettersi in mostra, poi ne guadagna anche il gioco della squadra. Sì, certo, questo sicuramente. Penso che oggi anche Benjamin abbia fatto una gran partita, sia stato decisivo e questo mi fa molto piacere, perché non è facile arrivare in un campionato, campionato nuovo con questa pressione, perché poi in Italia c'è tanta pressione. E, che dire, secondo me l'intesa con Coscione c'era prima e magari oggi, magari nell'ultimo periodo abbiamo lavorato tecnicamente su aggiustare alcune situazioni di palle un po' più scontate, e quindi questa sia penso l'unica situazione che è stata migliorata, ma da parte mia soprattutto. Grazie a Diego Massari. Grazie a voi. Per la prossima partita. Grazie a voi.